ufficiopostale.it. È l'Italia che cambia. Codici urbani. I progetti di recupero urbano dei quartieri periferici di Pescara e Montesilvano conquistano la Biennale di Venezia. 5 gli interventi già appaltati o in corso di definizione che l'ATER realizzerà per circa 17 milioni di euro di finanziamenti PNRR, CIPE o Superbonus che sono stati selezionati su oltre 80 ATER d'Italia e che si sono aggiudicati il bando della Biennale sul tema della giustizia sociale. Il 18 e il 19 maggio ci sarà l'inaugurazione ufficiale della rassegna. L'esposizione resta aperta fino al 26 novembre nell'ambito dell'evento Time Space Existence 2023. 80 ATER hanno partecipato al bando della Biennale di Venezia. Vince l'ATER di Pescara per la sua qualità di progetti, ma sono progetti di case popolari, come le chiamiamo noi in gergo corrente, cioè interventi, 5 interventi che sono in corso tra Pescara e Montesilvano e che ricostruiranno, ristruttureranno, demo-ricostruiranno edilizia residenziale pubblica secondo il concetto dell'efficienza, della sostenibilità ma anche del bello, perché avere una periferia massificante non aiuta la qualità della vita. Il concetto è non avere più periferie. Non dobbiamo distinguere la città sulla base del reddito pro capite delle famiglie, tutti hanno diritto alla qualità della vita e quindi è giusto che anche l'edilizia residenziale pubblica risponda ai concetti dell'innovazione e del bello, e mi complimento con l'ATER di Pescara. Quindi l'ATER Pescara è l'unica ATER d'Italia che avrà premiati alcuni progetti, ne sono 5. Uno riguarda Viale Ciglia, che è in fase di gara. Poi ci sono alcuni già in fase avanzata come Montesilvano su Viale Europa e poi abbiamo quelli del PNRR in Borgo Marino Sud, Via Rubicone e Viale Alcione. Questi verranno premiati perché? Perché per la dignità sociale, nel senso che oltre alla parte sicurezza architettonica, efficientamento, viene premiata la parte della dignità sociale, significa per chi va a vivere in questi luoghi avrà una vita molto diversa rispetto a prima, perché ci sono le caratteristiche di questi edifici che permettono di avere anche degli spazi comuni. Quello di Montesilvano avrà una piazza sul terrazzo, una piazza che può essere fruibile anche dai cittadini esterni. Poi quello di Viale Ciglio, che è stato proprio premiato per la sua promiscuità, perché lì ci sarà anche un locale adibito eventualmente al Covid, cioè avrà tutti gli spazi e nel caso che non ci sia, come speriamo, più questa epidemia o altri tipi di epidemia, può essere utilizzato per altro, perché è reversibile. Ci saranno gli spazi per gli anziani, gli spazi anche per i giovani, non solo. I tetti saranno tutti alberati, con dei giardini pensili, insomma è una cosa molto vivibile e ridà anche una riqualificazione urbanistica a tutto il tessuto che va dove insistono questi edifici.